Mi arrendo. Sì! Voglio che se ne vada. Non mi importa chi è suo padre. Quello squilibrato ha fatto sanguinare il naso di mio figlio e voglio che venga espulso. Janice. Dico sul serio, oggi. Siamo nella Larkinville Academy, una scuola resa possibile grazie alle sovvenzioni dell'Larkin Institute. Non posso espellere Trevor Larkin. Allora portalo qui, così gliene potrò dire quattro. Janice, non lavori per la Larkin Industries? Che mi licenzino pure, non mi interessa. Mio figlio è più importante. A Rick Larkin non basterà licenziarti. Possiede il complesso residenziale in cui vivi. Ti sbatterà in mezzo a una strada solo per aver insinuato che il suo figlioletto ha fatto qualcosa di male. E poi licenzierà me solo per averti ascoltata mentre lo insinuavi. E poi ritirerà la sovvenzione e 50 insegnanti finiranno senza lavoro, mentre il naso di tuo figlio starà ancora sanguinando. Lascia perdere, Jen. Questa è Larkinville. Ha avuto la faccia tosta di piombare nel mio ufficio per dirmi che mio figlio è una minaccia. Quasi quasi perdevo la calma. È stato un incidente. Certo che lo è stato. Se avessi visto come le ho urlato in faccia. È sbagliato che mi senta un po' in colpa per il ragazzo? No, amore. Tu sei fatta di zucchero, non puoi fare a meno di essere dolce. Così mi sbavi il rossetto. Ho fatto cambiare la serratura. Ho fatto scaricare i mobili sul marciapiede. Ma che faccia tosta! Il naso del figlio stava sanguinando. No, per favore. È il dodgeball. Si prende la palla e la si tira contro un altro. Non è colpa sua se quell'idiota non ha alzato le mani in tempo. Lo so, papino. Lo so che lo sai, mammina.